tutti! Oggi sono qua per parlarvi del fumetto che abbiamo letto assieme per il mese di agosto, per il Chibi Book Club, ovvero Va tutto bene di Kikanna. Per chi ancora non fosse a conoscenza del Chibi Book Club, vi rimando il video in cui spiego tutto, lo trovate nelle schede qua sotto in descrizione. Per farla molto breve, si tratta di un gruppo di lettura. Ogni mese leggiamo un libro, in realtà alterniamo un libro a un fumetto e agosto è stato appunto il mese del fumetto. Prima di cominciare, se vedete un po' di ombre, mi dispiace, ma è l'unico orario in cui posso filmare attualmente. Ho cercato di spostarmi un po' più in qua della libreria proprio per evitare l'effetto della tapparella, spero non distragga troppo. Se volete sostenere il mio canale potete farlo iscrivendovi, mettendo mi piace a questo video, condividendolo con i vostri amici oppure acquistando sul sito di Pumpling. Io oggi indosso la maglietta Anime Club che adoro, è super confortevole, è da uomo quindi un pochettino più larga, però io adoro le magliette. Comunque, a parte questo, senza minimo d'ordine, utilizzando il mio codice da affiliata che trovate qua sotto in descrizione avrete il 20% di sconto e una percentuale andrà a sostenere il canale. Stessa cosa avviene con tutti i miei link da affiliata ad Amazon, potete acquistare quello che volete e una percentuale andrà appunto a sostenermi. Grazie a tutti! Tornando al Chibi Book Club, abbiamo letto Va tutto bene di Kikanna, autrice di cui ho già letto, penso, tutti i Boys Love pubblicati qua in Italia, almeno quelli della Flashbook. È un'autrice che appunto ho conosciuto grazie ai suoi Boys Love, il suo tratto mi piace tantissimo, penso che sia uno dei miei preferiti in assoluto. Le sue storie sentimentali mi piacciono. Questo è stato qualcosa di, diciamo, di diverso, perché non è la classica storia d'amore e soprattutto non è nemmeno l'amore il focus della storia. Noi seguiamo infatti diversi personaggi attraverso dei capitoli che raccontano diversi episodi, ma bene o male tutti collegati fra di loro. Sono ragazzi dalle personalità diverse. Ciò che li accomuna è il mondo del lavoro principalmente. C'è chi si affaccia per la prima volta al lavoro, chi è indeciso su che cosa fare, se seguire la propria passione, se invece tenersi un lavoro, diciamo, sicuro. Uno dei protagonisti, ad esempio, lavora in una compagnia di animazione, ma non si trova bene, non è soddisfatto del suo lavoro e quindi si licenzia, ma non ha ben chiaro che cos'altro fare e quindi lo seguiamo alla disperata ricerca di un nuovo impiego, ma appunto non avendo le idee ben chiare viene sballottato da un posto all'altro. Un altro protagonista chiave che, qua lo anticipo, avrei preferito fosse approfondito di più, ha una grande passione che è quella per il disegno, ma dal momento che tutta la sua famiglia è nel mondo della musica si lancia anche lui in questo settore e lo fa con grandissimo entusiasmo, con il sorriso. È un personaggio molto molto interessante che appunto avrei voluto vedere più sviluppato, perché da questo personaggio potevano arrivare tantissimi altri spunti di riflessione e poi appunto perché secondo me, da quel che viene accennato, si sarebbe rivelato un personaggio molto interessante. Al centro di questo manga c'è quindi il lavoro, il futuro di questi giovani e i loro sentimenti al riguardo. Ovviamente c'è di mezzo anche l'amicizia, l'amore tra virgolette, perché di fatto si tratta di una storia di vita quotidiana e quindi è normale raccontare diverse sfaccettature della vita di ogni persona. Dal momento che ci sono diversi personaggi, vediamo anche diversi approcci alla vita e ad esempio al lavoro, come viene considerato, come viene preso dalle varie persone, dai ragazzi, dalle ragazze. Questo è molto interessante perché appunto non c'è un modo giusto o sbagliato, o comunque un modo solo di vedere, di approcciarsi alle cose, ma diversi, quindi è interessante seguire la storia, anche se a spezzoni, di diversi personaggi. In questo modo però non si entra mai proprio nel profondo di ognuno di loro, ci vengono veramente a malapena accennati, forse soltanto uno, ovvero Kishi, che è quello che poi ha a che fare anche con un gatto dai poteri o comunque ha un risvolto, diciamo, un po' più magico, è forse quello che si approfondisce di più e che viene sballottato appunto da un lavoro all'altro perché non ha le idee ben chiare, rappresenta un po' l'incertezza, il dubbio, ma probabilmente anche la
mancata voglia di dire voglio farcela, mi butto a capofitto in qualche cosa. È come se si approcciasse alla vita in maniera svogliata, come se fosse annoiato da tutto, ma non ho percepito una voglia di cambiare veramente le cose, come se fosse passivo di fronte a quello che gli accade, tant'è che fa molta fatica a lasciare il suo lavoro nonostante lo renda infelice. Piccola parentesi, lasciare il proprio impiego in Giappone non è per niente come licenziarsi qua da noi. Ho sentito, ho letto diverse storie, banalmente anche su Terra Sao, su un reality giapponese, di persone che entrano in depressione perché non si trovano bene al lavoro ma non riescono a licenziarsi, ed esistono proprio anche delle agenzie che aiutano le persone a appunto licenziarsi, che fanno da tramite tra la persona e diciamo i capi, che scrivono la lettera ad esempio di dimissioni eccetera eccetera, perché è qualche cosa che può mettere in imbarazzo o essere fonte di tantissimo stress per la persona. Tornando al fumetto, come vi dicevo, Kikanna ha uno stile che a me piace tantissimo. I volti dei personaggi in particolare sono veramente molto molto raffinati. E in genere i suoi personaggi hanno degli occhi leggermente più piccoli rispetto ad altri manga. Sapete che gli occhi sono la chiave, è quello che, diciamo, non solo caratterizza magari un personaggio, ma è quello che lo rende i nostri occhi umano e che ci fa empatizzare con il personaggio che appunto stiamo guardando. Quindi gli occhi sono sempre molto molto importanti e a me piace quando noto a colpo d'occhio una differenza di caratterizzazione a partire proprio dagli occhi. Oltre a questo, è stata una lettura carina, però mi aspettavo qualcosina in più. Secondo me molti personaggi sono toccati in maniera superficiale, forse mi sarebbe piaciuta maggior profondità anche per quanto riguarda non solo il lavoro ma la vita in generale, magari un confronto fra i vari modi di approcciarsi. Non so, forse mi aspettavo una spinta anche solo emotiva più forte. È secondo me un buon modo per conoscere l'autrice senza magari buttarsi in un boys love, che so che magari non può piacere a tutti, però è secondo me un'autrice che merita di essere scoperta, quindi questo potrebbe essere un buonissimo primo approccio. Anche perché, come vi dicevo, non si parla solo di lavoro, anche di amicizia, di amore, di vita in generale. È uno scorcio di vita quotidiana che viene vissuto da diverse persone, quindi è come se vedessimo attraverso gli occhi di diversi ragazzi lo stesso mondo. Una frase molto bella che dice uno dei personaggi, il mio preferito, come vi dicevo, quello che si appassiona alla musica, è che il mondo non è tutto nero, non è tutto bianco, ma di un bellissimo color grigio, quindi ci sono mille sfumature fra bianco e nero. Non credo di averlo detto inizio video, comunque il fumetto è edito J-Pop, mentre i Boys Love che ho letto di quest'autrice sono editi da Flashbook, e il prezzo di copertina di questo fumetto è di 9,90 euro. Queste bene o male sono le mie impressioni sul fumetto, è stato molto carino leggerlo, una buonissima compagnia, però ecco, mi aspettavo maggior trasporto, soprattutto mi aspettavo qualcosa di più dei personaggi, in particolare uno. Se l'avete letto, mi raccomando, fatemi sapere la vostra qua sotto nei commenti, sono molto curiosa di confrontarmi con voi, fatemi sapere anche se conoscevate già questa autrice e nel caso se a voi piace. A me piace molto, ve l'ho già detto. E nulla, spero che il video vi sia piaciuto e noi ci vediamo alla prossima, come sempre. Ciao!